Ho partecipato con grande entusiasmo ai congressi regionali e ciascuno mi ha comunicato l'amore alla terra, ecco, l'amore alla diversità, la genialità nel vivere il carisma. Devo dire che ho appreso molto da voi. Come non ricordare, ad esempio, l'invocazione allo Spirito Santo prima di iniziare gli incontri, attraverso il suono dei tamburi a calice o la danza. Oppure la creatività dell'America Latina, i profondi interrogativi dei paesi industrializzati e la finezza dei paesi orientali. Ecco, mi sono arricchita delle vostre ricchezze interiori e di costume. Ricordo un fatto particolare. Quando ho indossato la capulana, c'è questo pezzo di stoffa che accompagna tutte le fasi della vita, o quando indossai il sari, l'abito tradizionale delle donne indiane. È vero, non è l'abito che ti dà l'identità di un popolo, ma è il contatto con la tua pelle di quell'abito che esprime un modo di essere, che raccoglie una storia e ti contagia. Conservo, per esempio, tra le mie cose più care, una corona colorata di piume di uccello della foresta amazzonica, che una bambina indigena della tribù degli Anomami mi pose sul capo come benvenuta. E la sura missionaria mi spiegò: questo esprime il loro alfabeto, cioè il segno che ti hanno accolta tra loro. Ecco, ho tanti di questi ricordi, di questa comunicazione a colori. Si tratta di semplici accessori, tutti da leggere, e mi sono convinta che l'arte della comunicazione è un modo di scrivere il mondo e che ogni elemento ha un significato preciso, capace di evocare anche il piano spirituale. Conservo nel cuore ogni esperienza, come anello di vibrazione costante dentro la quale avvolgersi e vivere. Grazie.